Bentornati alla Green TG, un nuovo ospite. Ospite ovviamente, giochiamo in casa questa volta con Alessandra Stolfi, Brand Manager delle Fiere Tecnologiche e Green di Italian Exhibition Group. Con lei ovviamente, come del resto ogni anno, un bilancio complessivo di questa kermesse per l'anno, questa volta 2017. Bene, intanto grazie a voi che avete come ogni anno fatto la vostra presenza qualificata all'interno di Ecomondo. Grazie. E allora, devo dire che siamo molto soddisfatti, proprio perché è stata un'edizione, quella del 2017, che ha segnato forse un momento di svolta, di passaggio da una fase un po' ferma rispetto alla green economy di cui tanto si parla, all'economia circolare, ad una fase in cui si sono veramente riprese le, diciamo così, le danze. Sì. Quindi questo, insomma, lo abbiamo respirato nei corridoi, lo abbiamo respirato anche proprio nella fase preparatoria della fiera, quando abbiamo aumentato tantissimo il numero di espositori e di brand presenti, anche di una certa rilevanza, e anche la presenza comunque di visitatori, operatori del settore molto molto qualificati. Per quanto riguarda l'entusiasmo, devo dire che lo abbiamo registrato anche noi qua dal nostro punto di osservazione, diciamo. Abbiamo assolutamente visto, considerato e ascoltato che molte persone hanno registrato davvero un nuovo entusiasmo, una sorta di grande e importante ripartenza, diciamo, tanto che è stata definita una sorta di, proprio di fotografia di tentativo reale e concreto di uscita dalla crisi, insomma. Per quel che riguarda la qualità, diciamo, anche di quest'anno, una piena conferma, quindi. Ma sì, allora, quest'anno la manifestazione ha intanto è a tutto quartiere, e come sicuramente molti si saranno accorti, abbiamo anche aumentato il numero di metri quadrati, perché sì, abbiamo costruito altri padiglioni, quindi padiglioncini di raccordo che sono diventati comunque area espositiva a tutti gli effetti. Quindi questi sono stati già un ulteriore incremento di area espositiva, un incremento di brand, come dicevo prima. Abbiamo avuto Salve, che è il salone biennale del veicolo per l'ecologia, con una grandissima presenza di offerta sull'elettrico e su comunque diciamo mezzi ad emissioni zero, quindi con una grandissima attenzione da parte dei costruttori e quindi vuol dire da parte del mercato, ovviamente. Certo. E poi all'est abbiamo sviluppato, insieme alle rinnovabili tradizionali come l'eolico, che avevamo già da qualche anno, la parte del fotovoltaico e accumulo, che sono comunque un settore che si sta affacciando molto, in modo molto forte nuovamente al mercato italiano, anche in virtù di una serie di normative europee, quella che è stata annunciata o sarà annunciata dal ministro Calenda. Quindi veramente abbiamo cercato di comporre il mosaico della green economy, dell'economia circolare, andando anche a riempire quei vuoti che erano comunque, non dico insomma da parte del comune, ma da parte proprio del sistema paese. Sì, esattamente. E in questo senso poi la piena conferma anche degli stati generali della green economy come momento centrale da un punto di vista istituzionale, diciamo, per l'intero sistema della green economy, appunto. Per noi quello è sempre un momento di grandissima importanza, grazie al rapporto, ormai la partnership con la Fondazione Sviluppo Sostenibile, è stato un momento, proprio il punto di attenzione anche sull'andamento, e soprattutto quest'anno l'abbiamo giocata molto sulla parte elettorale, quindi come le forze politiche recepiranno davvero nei loro programmi politici governativi le istanze di questa nuova economia, come diceva il ministro Galletti, che poi non è più la green economy ma è la economy, insomma, sì, diciamo in quella degli anni futuri. E oltre agli stati generali, che hanno naturalmente aperto le danze della 21esima edizione, anche un ricco programma di conferenze, di eventi faro che hanno in vari settori, dalle acque ai rifiuti all'economia circolare all'energia, hanno indicato la strada dei prossimi anni, quindi direi che da questo punto di vista è stato fatto un grande lavoro anche da parte dei nostri scienziati, delle associazioni, che ringrazio, perché insomma questo è un momento in cui si fa veramente sistema, e questa è un po' la forza
anche di questo appuntamento. Ripeto, insomma, lo abbiamo poi verificato giorno dopo giorno anche in questi 4 giorni, insomma, di diretta. Le chiedo l'ultima cosa, che ovviamente è la domanda un po' di prammatica di ogni anno, ma quest'anno assume una ulteriore forza proprio in virtù di questo pieno rilancio, diciamo, di queste grandi conferme avute, insomma, per il prossimo anno. Quali sono le previsioni, le prospettive? Avete già individuato eventuali nuovi settori o conferme, diciamo, di quelli avviati magari quest'anno? Ma allora io direi che cercheremo di approfondire anche i settori nuovi che abbiamo lanciato, come citavo prima, il solare fotovoltaico a cumulo e tutto il tema dell'efficienza energetica sia nel residenziale che nell'industria. Il tema della mobilità sostenibile, che è un fil rouge che quindi riguarda sia i grandi trasporti sia i trasporti delle città e quindi una mobilità più urbana, e naturalmente con un occhio di riguardo sempre all'economia circolare, che aprirà sicuramente, ci auspichiamo, con la nuova direttiva, che sarà il pacchetto della direttiva, sarà adottato certamente all'inizio dell'anno, auspichiamo tutti. Quindi il nostro intento è quello di fortificare e approfondire ulteriormente la strada che abbiamo tracciato e di spingere, come dicevo all'inizio, il tema dell'internazionalità. Quello è chiaramente un grande driver, abbiamo delle aziende veramente competitive a livello mondiale e quindi il nostro dovere è quello di portare sempre degli operatori nuovi. L'internazionalizzazione, anzi, che arriva e verso la quale comunque è proiettata Ecomondo stessa, diciamo. Certo, noi abbiamo anche in cantiere dei progetti di outgoing, quindi di andare noi a fare delle fiere all'estero. La prima che faremo è in Brasile a maggio, perché abbiamo un nostro evento Ecomondo Brasile. E stiamo pensando ad altri progetti internazionali, e naturalmente hanno sempre l'obiettivo di far conoscere il nostro brand nel mondo, farlo conoscere sempre di più e portare operatori qualificati nel nostro principale hub, che è Rimini, che è l'Italia. Quindi questo è sempre l'obiettivo maestro. E certamente, insomma, l'obiettivo prioritario. Noi su queste riflessioni ringraziamo quindi Alessandra Solfi per essere stata con noi, come ogni anno, a chiudere o quasi, insomma, l'ultimo giorno di manifestazione, ed ovviamente un appuntamento anche per il prossimo anno che la dottoressa Solfi ci ha appena illustrato. Grazie per essere stata grazie con noi. Grazie a lei, grazie.